Rispondi, Lorenzo, rispondimi. Sì. Pronto? Paloma. Lorenzo, il tuo rifugio è distrutto, è tutto sotto sopra, tutto in disordine. Ti hanno scoperto? Te l'avevo detto. Te l'avevo detto, imbecille, di distruggere tutto. Federico ci ha scoperto, io ti ammazzo! Non ho avuto tempo, non ho avuto tempo. Semplicemente non ho avuto tempo. Tu non ragioni, sei solo un imbecille. Ma non finisce qui, eh. Sai che cosa faccio? Vado a parlare con il conte e gli dirò chi sei. No, lo sai che non ti conviene. So perfettamente quello che mi conviene, Lorenzo. Non c'è niente che ci unisce. Errore. Siamo uniti da qualcosa di molto speciale. Federico non sa tutta quanta la verità, gli manca un piccolo dettaglio. Quale? Che tu e io al momento siamo ancora legalmente sposati. Che? Una piccola pausa con i telefilm di Boeing. Per un momento abbiamo pensato di farla stare zitta. Sembra un cadavere con la faccia da barboncino. Ma se sembri un fiocco di neve che si scioglie. Scusami, sai perché fa così? Perché guardi così? Ma che credi? Cavalieri, a quanto aggredare io credo quanto mi pare. Ma ci sarebbe mancata. Mi sembrava la tua voce. Non sei molto, ti voglio bene. È in arrivo su Boeing la seconda stagione, Roar 2. Più divertente, romantica e speciale che mai. Roar 2, dal lunedì 26 aprile alle 15 su Boeing. Ricominciano i telefilm di Boeing. Ma che dici? Non è vero, noi ci siamo sposati in Bolivia. Quel matrimonio qui non ha nessuna validità. Errore. Ci siamo sposati al confine con la Bolivia, ma dalla parte argentina. Il tuo cuore nero e cattivo a quell'epoca era così innamorato di me che sembra che, boom, abbia dimenticato in che nazione eravamo. Non può essere. Sì? No. No. Sai che cosa sei? Sai che cosa sei? Sei bigama! Delfina è bigama! No. Se io lo racconto a Federico, perderai i soldi e andrai in prigione. Mi vuoi come nemico? Io ti ammazzo! Io ti ammazzo! E io ti amo. Pronto? Pronto, Fede. Senti una cosa, ho preso i biglietti. Partite alle 17, ok? Sì, è perfetto. Te li lascio sulla scrivania nello studio. Sì, ti ringrazio molto. Non so se avrei potuto fare questo senza il tuo aiuto. Mattias, tu sei l'amico che qualsiasi persona per bene si merita, ma non so se io merito la tua amicizia. Ma che ti viene in mente? Stai bene? Che cos'hai? Sto cercando di scoprire il complice di Delfina, perché ti giuro che voglio capire chi è che le ha dato una mano a farmi questo. Perfetto, per qualsiasi cosa chiamami, io mi occuperò del divorzio. Sì, per favore, sbrigati, fallo subito. E cercherò di farti firmare i documenti prima che tu parta. Sì, sì, va bene, io fra un po' sarò a casa, un abbraccio. Mattias. Che c'è? Prenditi cura di Maya, ok? Fallo per me. Va bene. Vi prometto che troverò Gonzalo e tuo figlio il prima possibile. No, il prima possibile, no, adesso. Io non ricevo ordine di nessun tipo, sbarbatello. Sono stato chiaro? Sì, lo scusi, Don Gregorio, per favore. E molte grazie. Non la disturberemo più. Grazie ancora.
Aspetta, aspetta un attimo. Franco, molte grazie. Che ti prendi? Tu pensi di aiutarmi rispondendo male a Don Gregorio? Ma che dici? Tu sei matta e continui a mentire. Ma perché menti? Che stai dicendo? Di Gonzalo, della paternità di Gonzalo. Lui non si merita questo e neanche tuo figlio. Ramiro ha il diritto di sapere chi è suo padre, Amelie. Non mi giudicare. Non ti sto giudicando, ma per favore. Guarda in che guai ti sei già messa mentendo. E non la smetti, copri una bugia con un'altra. Ma dove vuoi arrivare? Io ti giuro che non ti capisco. Beh, se non mi capisci e ti dà tanto fastidio, allora vattene e lasciami sola. Veramente, Franco, io non ho bisogno del tuo aiuto. Non così. Aspetta, io non me ne vado. Rimango qua, ma lo faccio per Ramiro. Basta, mi sono stancato. Voglio andare a casa mia. È che non so più che fare. Che altro offrirti, Ramiro? Parliamo un po'. Senti, io non ho niente da dire. Mio papà si chiamava Otto Fritzenwalden. Voglio che tu capisca. Devi capire che tuo padre sono io. Amelia. Amelie! Va bene, Amelie. Tua madre e io, molto tempo fa, ci siamo amati molto. Moltissimo. Ho un'infinità di testimoni. Lei stava aspettando un bambino. Quel bambino saresti stato tu. Ma un giorno è sparita senza darmi spiegazioni e non ho mai più saputo niente di lei. E poi si è sposata con quel signor Otto. Ma lui non è tuo padre sono io, anche se tu non riesci a crederlo, lo so. No, non ti credo. Rimani lì. Sì, va bene. Cosa stai pensando di fare, Gonzalo? Padre. Ridai immediatamente quella creatura a sua madre. Ma padre... Quella creatura è mio figlio. Questo si vedrà. Guarda che una donna disperata è capace di qualsiasi cosa. Io non voglio che mio figlio maggiore ritorni in carcere. Mi hai sentito? Sì, però... Però niente. Fai subito quello che ti ho detto. Enrico, è stato grande! Ah, il vero amore vince sempre, eh? Non è stato sì, bellissimo, fantastico. Ma sarai felice. Bello, bello, calma. Che c'è? Dovresti essere felice. Dov'è sì, Federico? Sono contenta, il fatto è che Federico è andato... Sì, è andato a fare una cosa e poi viene qua. Non ci posso credere che sia così felice. Si sa qualcosa di Franco, perché mi preoccupa. No. E neanche di Ramiro e Amelie, però che bello in chiesa! Ragazzi, preparatevi per vedere il fantasma nero! Sta arrivando Delfina. Avete un minuto per sparire, muoversi, andiamo, muoversi! Vieni. Andiamo! Lascia, me ne occupo io. Sei contenta adesso? Sei contenta di aver avuto tutto quello che era mio? Il mio cognome, mio padre, il mio fidanzato multimilionario, io ti ammazzo! Miserabile! Ma che fai? No, Nicholas! Va bene, non ti preoccupare, Flora. È stato un piacere difenderti da questa strega malata di mente. Impiccione? Sì. Impiccione! Voi non siete altro che degli impiccioni complici di questa serpe! Guardate come mi avete ridotta! Guardatemi! Davvero hai fatto tutto quello che hai fatto? Hai inventato e ingannato? Solo per stare con un uomo che in realtà non rispetti? Altrimenti non gli avresti fatto tante cattiverie. Io a te non devo dare nessuna spiegazione. E a me non interessano le tue giustificazioni. Flor, c'è Franco al telefono. Vieni, dai. Franco, dove sei? Stai bene? Sì, tranquilla, tutto bene. Si sa qualcosa di Ramiro? No, nessuna novità, purtroppo. Sai, Gonzalo si è portato via Ramiro. Perché dice che lui è il padre, così... No! E Amelie sta bene? È disperata, altro che stare bene. E non vuole fare la denuncia. Flor, dai, fammi un piacere, vieni qua. Sono due isolati dalla piazzetta. Tu sola puoi convincerla ad andare subito a fare la denuncia. Sì, arrivo subito. Ciao, grazie. Sanno qualcosa? No, non si sa niente. Ma Florenzia la pensa come me, Amelie. Bisogna fare la denuncia non alla polizia. Non possiamo fare la denuncia, Franco. Ma come Franco? No? Non sai dov'è no, tuo figlio? Ma che cosa stai dicendo? Perché gli zingari non vanno d'accordo con la polizia? Ramiro, quello è Ramiro. Mamma! Ramiro! Scendi, forza, Ramiro, vieni come fuori. Stai? Come stai, amore mio? Mamma, perché mi hai mentito? Come? Chi è mio padre? Pronto? Signor Conti, amico mio, come sta? Bene, bene. E lei?
Sì, sì. La chiamavo per dirle che, per fortuna, non si è sposata. No. Siamo rimasti senza parole, sorpresi, vero? No, non si è sposata. Sì. Sono qui alla locanda e in questo momento sto vedendo arrivare la signorina. Mi guardi un po', dico la signorina. Ora mi ha visto? Bene. Io l'aspetto qui, quindi lei cerchi di venire al più presto. Passo e chiudo.